Nel... Che c'è, nonna? Novità. Signor Tamaro, c'è una visita per lei stamattina. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ci sono novità. Oh. Oye. Ah, tu sei. Porcazza miseria, mi faceste paura. Che c'è? Perché viene oggi a di giorno? Cosa importante, ye. Tra due ore. Sulla strada dopo Baida. Alla masseria Duzzo Nicola. Passa per la campagna senza farti vedere da nessuno. Ah, va bene, va bene. Stare nascosto. Che c'è, figlio mio? Ci sono novità. Disgraziata! Mi scusi. 496.000. Hai sentito, Rosalia? 496.000 lire. Il migliore incasso dell'annata. Facciamo le corna, ma se continua così, presto ce lo compriamo l'appartamento. Le donne sono tutte uguali. Non sono contente fino a che non ti legano la corda al collo. Auguri, auguri. Beh, io vado in banca a versare. Arrivederci, ragioniere. Arrivederci. Quanto mi piace. No, non qui, ci vedono. Sei pronto? Ho capito. Come? Ma non è possibile! D'accordo, va bene. Subito. Che succede, Marcuzzo? No, niente, è una faccenda da sistemare. Tu prendi un taxi e vai a casa. Ci vediamo nel pomeriggio. Marcuzzo! Fa come t'ho detto. Marcuzzo, dove vai? Te l'ho detto, Rosalie, una riunione importante. Ma perché con la rivoltella? Non avere paura. Tra due ore sono a casa. Casa è la sua, 500 metri. Grazie.
di salute. E qui? Entrate pure. Nel pollaio ero. Ah, si sente. A mia tutte le ossa mi fanno male. 2 mesi in una grotta, umidità e noia, che bella compagnia. Ah, non ne posso più, ma devo trovare un altro nascondiglio. Chase, tu sei Salvatore de Partenico. Servo vostro. Siedete con gli altri. Paucas delecta verba. Poche ma precise parole. Turi è un uomo d'onore, spietato ma giusto. Tutti voi lo conoscete almeno di fama, ma molti fra voi non si conoscono. Ma siete tutti ugualmente cari all'organizzazione. Ci dispiace che siete stati costretti a vivere nascosti per non cadere nelle mani degli sbirri, ad eccezione di voi, Marcuzzo. Ma oggi stesso vi avrebbero arrestato. Non vi nascondo che il momento è difficile, molto difficile. Gli sbirri non ci lasciano respirare. Perché? Anche voi siete venuto con un'ambulanza? Questo no. Nella nostra organizzazione i posti tanto più sono alti, tanto più sono scomodi. Insomma, brutta bufera questa che viene dal continente. Ma i capi non vi abbandoneranno e vi salveranno. E per farlo hanno scelto l'uomo migliore, l'unico del quale abbiamo tutti la fiducia più incondizionata. Turi. Ci sono dentro anch'io, a Noguzzi. Ai Garruba gli piacerebbe di mettermi le mani addosso, a me e a tutti voi. Ma non so se gli daremo questa soddisfazione. Ah! Se dai ancora cacci, ti rovino. Oh, me ne sono, compare. A buon'ora le tagliai. Ecco, compare. Piccirite sono... Niente. Sedete. Sarà Turi a guidarvi, come vi dicevo. Attraverserete l'isola fino a trovarvi sulla costa ad ovest di Sciacca. I carabinieri hanno messo posto de blocco dappertutto. Dovrete cercare di evitare le strade battute e fin dove possibile i centri abitati. Niente bagagli, così camminerete più spediti. Volete dire che faremo tutta quella strada a piedi? Così eviterete ogni rischio. Un peschereccio vi aspetterà in una piccola baia, Turi sa dove. Oggi è il 15, avete quindi 5 giorni di tempo per attraversare l'isola. Ricordate, Turi, il peschereccio sarà all'appuntamento il giorno 21 alle 9 del mattino e non potrà aspettare più di 2 ore. La costa è pattugliata dalle motovedette della Penanza, quindi dovrete essere sul posto non più tardi delle 11. Ci saremo. Bene, il peschereccio vi condurrà al largo dove troverete una nave che vi porterà in salvo. Ma dove andremo? Spero che Bossier ce lo voglia dire. No, la cosa deve restare segreta, ne va della sicurezza di tutti. Capisco, lasciare la propria terra, le cose, gli affetti è doloroso, ma la vostra fuga vuol dire la salvezza di tutti. Questa volta il governo fa sul serio. Molti dei nostri sono stati presi e qualcuno ha parlato. E gli anche fetosi. Chi ha tradito pagherà, questa è la nostra legge. Non è la prima volta che ci colpiscono e ogni volta siamo risorti, più forti di prima. Si è fatto tardi. Dovete mettervi subito in cammino. Turi, l'organizzazione vi affida questi uomini. Avete la fiducia di tutti, ma attento, la loro vita ci è preziosa. Risponderete personalmente anche del più piccolo errore. Con la mia vita. Informeremo noi, chi vi è caro. Le vostre case sono sorvegliate. Sono uomo d'onore. Ho una persona che devo avvertire. Mi basta una telefonata. No. Una telefonata, una cartolina e avrete addosso tutti gli sbirri. Turi, avete capito bene? State tranquillo. Salutiamo. Andiamo. La strada è lunga. Thank you.
Sori! Che c'è? Possiamo fermarci 10 minuti. Non ce la faccio più. No, dobbiamo arrivare a San Cifonello. Va bene, va. 10 minuti. Ci fermiamo a San Cifonello. C'è un amico fidato laggiù, dormiremo nella sua stalla. A San Cifonello c'è la mia donna. E allora? Beh, se faccio un salto a salutarla, voi mi capite. Che volete che mi veda di notte? Levatelo da testa. Non permette a nessuno di giocarsi la pelle di tutti. Guardate che bella. Bestia! Lascialo perdere. Non lo vedi che è una gran carogna? Ammazzati i cristiani. E fate tante storie per una farfalla. Va, va, va. Pronto. Light l'osi. Ma come? Si era ancora a casa? No, non si è visto. Rosalie, invece di continuare a telefonare, vestitevi e venite subito. Fra poco tocca a voi. E va bene, il tempo di mettermi qualcosa. Solo un'ora, Tore. Non la vedrò più chissà per quanto tempo. Tutta femmine, carne e sangue, Tore. Carne di latte e sangue di fuoco. Lascialo andare. 2 mesi sono che sta nascosto. Sarà molto meglio per tutti, se calma i bollenti spiriti. Forse hai ragione. Solo 2 ore, amico. Voglio partire prima dell'alba, va. Grazie. Cupido. Maresciallo, c'è un fonogramma del comando. Domani c'è una battuta sulle montagne, chiedono una squadra d'appoggio. Dovrà andare a parlare con Calogero, c'è un'altra denuncia. Ha bastonato ancora sua moglie? No, stavolta è il contrario, è lei che ha bastonato lui. Come vedi, rizzato anche qui arriva il progresso. Pronto, stazione di San Cifonello. Come? Peppe Litrizzi. Dove? Pronto? Pronto? Dai l'allarme, si esce. Oddio, Peppe. Cosa succede? Non è niente. Non te ne andare, Peppe. Devo andare. Gli amici mi aspettano. Non lasciarmi. Addio, santo. Addio. Peppe. Peppe Litrizzi, vieni avanti con le mani alzate! Presto! Portalo dal mezzo, via! Peppe!
Forse è morto. Bisogna tirare alle gambe, a ferire, no, a uccidere. Filiamo. Pepe. Per Pepe non c'è niente da fare, vai giù per la discesa, corri. Vai. Non è colpa di nessuno. Vai. Signore e signori, buonasera. Vi porgo il benvenuto a nome della direzione. Vi presentiamo ora lo spettacolo di varietà. Signorina, un pacchetto di LM, per favore. Grazie. Senta, quando viene, Rosalia? Dopo il balletto. Grazie. Così sarete contenti finalmente, ragazzi. A casa passa solo spagnolette? O qualcosa di meglio. Ti ha preso tutto, guardati. Ha fatto di te una mala femmina, una spogliarellista. Ti sposo, diceva. E adesso? Sparito e tanti saluti. No, Pasquale, tornerà. Deve tornare. Sì, aspetta e spera. Marcuzzi è un poco di buono. Io te l'ho sempre detto, fino a quando venivo in paese a prenderti all'uscita della scuola. Ti prego, Pasquale. Oh, è stato facile per quel Don Giovanni da strapazzo, con le sue scarpe sempre lucide, con la sua fama da uomo di riguardo. E tu, la maestrina di famiglia onorata, ci sei caduta. Pasquale, sei l'unico parente che mi è rimasto, aiutami. C'è un solo modo, Rosalia. No. Aiutami a cercarlo, non posso credere che mi abbia lasciato. Signorina, tocca a lei, presto. Vengo. E adesso, signore e signori, ecco a voi Rosalia, la regina dello striptease. E maintenant, messieurs, dames, Rosalie, la reine du striptease. Te l'avevo detto che era molto carina. Ha degli argomenti. Come? No, ha degli occhi. Bonanza, bella di papà, vieni qua che ti sistema in geluzzo tuo, vieni qua. Aspetta, che caldo, che caldo che sento. Senza donne di sposo, ce la metto io tutta, ce la metto. Con un solo stop, in tutta la serata, si agita troppo, non hai il diritto. Chi c'è bisogno di bere per agitarsi? Sarà la corriera. Non ci facciamo vedere. I carabinieri!
un disonorato. Ecco cos'è il tuo Marcuzzo. Ricordati chi eri, Rosalia. La maestrina di Corleone, la ragazza più bella del paese che tutti desideravano. Noi, la tua famiglia, eravamo orgogliosi di te. Ma adesso in paese tutti criticano apertamente. Tua madre non osa più uscire di casa. Ti ricordi, Picello, il compare? L'altro giorno a momenti lo strangolo con queste mani. Quando li mangiamo i confetti di tua cugina Rosalia? Diceva. Agli amici del caffè si davano le gomitate, sorridevano. Non so proprio chi mi ha dato la forza di rispondere che stavate già preparando le carte. Ma adesso, Rosalia, adesso, che cosa diranno? Buongiorno. Ah, buongiorno. Avete fatto presto, eh? Ci siamo spicciati. Buongiorno a voi. Signorina Fa Rosalia. Fa caldo, eh? Posso? Mm. Fa caldo, caldo davvero. Allora? Io lo dica lei, dottore. Beh, il vostro Marcuzzo ha prelevato tutto quello che aveva in banca. Tre bei milioncini. E sapeva quello che faceva. Già le vedo fritte come le fa mia madre a Pasqua. Che fame, porca miseria. Beh, siamo quasi arrivati. Vedrai che non ti faccio morire di fame. Speriamo. Mangiare non lo so, ma almeno si dorme. L'organizzazione mantiene le sue promesse, aiutami Carmelo. Scatolette di carne. Raffaele, te. Con Ciccio che suona la tromba, le scatolette mi sembra di essere tornato sotto la naia. Che non ti piace? E sì che in America da dove vieni tu non mangiate che scatolette? La pancia ne soffre, ma così le femmine non cucinano e hanno più tempo per fare l'amore. Io questa schifezza non la voglio. Soffro di stomaco io. C'erano dei pastori a monte, perché non compriamo un agnellino? Neanche a me piace, però meno ci vedono, meglio è. E che ci fa? I pastori ci passano l'estate fra queste montagne. Prima che scendano nei paesi, noi chissà dove saremo. E va bene, Ricciotto, va fatto dare un agnellino. Ecco qua i soldi. Ma sta attento, pagalo. Quella gente che non scherza. State tranquillo. Ma sì, questa è proprio una schifezza. Buona idea quella dell'agnellino. Faccio in un lampo. Tu restammi a sentire, dimmi una cosa. Ma tu almeno lo sai dove andremo a finire. Non l'hanno detto neanche a me. È più sicuro, pensano. Sure, my friend. I capi non fanno che pensare alla sicurezza. Ma di chi? La loro o la nostra? Ah, sei ingiusto. Vedrai che andremo proprio al tuo paese, in America. No, non credo che ci mandino laggiù con l'aria che tira. È solo due mesi che mi hanno rispedito qui. Giusto, ha ragione l'americano. Sono siciliano, come te. Io dico che ci mandino in Australia. L'altro anno ci hanno spedito un mio parente dei vicini. No, no, l'Australia è troppo lontana. In Africa si va. In Africa? Io ci ho fatto la Libia. E come sono le negri? Sentito lo sto scimonito. Arabe sono, no negre. Pensa che per andare con le cermutte costava 10 lire. Ciccio, ma è vero che puzzano? Puzzano. Ma quando sei stato un mese nel deserto, tu vai a guardare se puzzano o non puzzano. Tenete. Ah!
assassini! Che avete fatto? Ladro era! Ebbe quello che si meritava! Termi, sono troppe! Dateci una pala! Non possiamo lasciarlo così! Cristiani siamo! È faccenda nostra! Andate! No, non conviene! Andiamo, ragazzi! È lontano dalle pecore, peggiote! Chi è? Sono il cugino della signorina. Entri, entri, dottore. È in casa, Rosalia? Sì, è nel bagno. Aspetterò. Sei comoda? Io intanto continuo a fare le pulizie. Faccia. Per favore, Venanzia, fate un salto a comprarmi un pacchetto di super col filtro. Veramente mi... Ecco, tenete pure il resto. Vado subito, grazie. Sono io, Pasquale. Ho notizie di Marcuzzo. Domani lo raggiungerò e l'onore della famiglia sarà vendicato. Sei sicuro di trovarlo? Stasera saprò il posto, esattamente. Sei il solito fifone. Ma perché, perché? Proprio di qua dovevamo passare. Che questa carogna sia una schifezza d'uomo va bene, ma una strada peggiore di questa non la potevate trovare. Ma per caso siete ciechi? L'avete visto anche voi le pattuglie stamane nella pianura? Oh, sono già le 4. Se andiamo avanti di questo passo non ci si arriva al peschereccio. Su, muoviamoci. Sure, muoviamoci, bella roba. Oggi vanno sulla luna e noi camminiamo a piedi. Sulla strada per la luna non ci sono carabinieri. Lo so che così sarà più faticoso, amico mio, ma perlomeno arriviamo tutti. Tutti in meno due. Elicottero della polizia, nascondiamoci. State attenti che non ci vedano. Controllano. Thank you.
Se ne vanno. Per fortuna non ci hanno visto. Filiamo che il peschereccio non ci aspetta a lungo. Quanto tempo mette? Eccolo. Di là non ci passano nemmeno le capre. Accidente, fare il giro della montagna vuol dire perdere mezza giornata. Hanno detto che dobbiamo fidarci di te. Ok, noi ci fidiamo. E allora? Ma proprio non c'è un passaggio. No, le rocce scendono a picco, tagliano come rasoi. Però un mezzo ci sarebbe. Ah, bene. Siamo arrivati. Scende fino là. Saluto a voi. Saluto a voi. Io e questi amici vorremmo scendere in basso con quel trabiccolo. Siete d'accordo? E abbiamo tanta fretta. Come vuole ossia. Però tenetevi forte, perché quella teleferica è brava ma è vecchia. Sei un uomo ragionevole. Ricorda, non hai visto nessuno, tu e l'altro. Non abbiamo visto niente, niente sappiamo. Bravo. Allora parto prima io. No, compare Dori. Io con sto coso non ci vengo. Me la faccio a piedi. E cosa ti fai pigliare dai carabinieri? Fesso! Voi siete d'accordo, è vero? Tornare indietro è pericoloso. Per me va tutto bene. Basta che non ci sia da camminare e andiamo. Sì, c'hai paura, eh? Credi che io non ce l'abbia? Ma siamo uomini per la miseria. Molla! Vai! Buongiorno. Salute. Fallo partire.
È la prima volta che ci viaggiano dei cristiani. Noi ci andiamo. E non è mai successo niente? No. Ma che cosa potrebbe succedere? Un tirante che si spezza, un freno che si rompe. E allora chi si è visto, si è visto. Fine della corsa. Dove vai? Niente, ho bisogno di controllare le bollette. Che bollette? Quelle per la forestale. Fammi un po' vedere. Quando viene la forestale? Già in ritardo. Sentito? E ora tocca a te. No, no. Io manco morto ci vado là sopra. Avanti, alzate, non fare storie. Magari ti ci leggo come un salame, ma ci devi andare. No, no. Ce l'hai una corda? No. Cammina. Vai, legalo. Avanti, sale. Sale, t'ho detto. Maledette, che fanno su? Ma non lo sanno quando è tardi. Telefona. Che fate? Vengono. Ma guarda che roba, t'hanno dovuto legare. Muovete, vai. Ma come, hai fatto un bel viaggio gratis? Non ti sei divertito? Nei Luna Park a Chicago si spende un mucchio di dollari per provare il brivido del toboga. Ma che ci facevate lassù, le vacanze? Domandalo un po' a quella merda d'uomo. Il coraggio lui ce l'ha solo per sparare alle spalle. Da dietro alle siepi. Oh! Ah.
Pronto? Pronto, Rosalia? Ora so dove è andato. Sta per imbarcarsi, ma non ci riuscirà, te lo giuro. Tu sarai vendicata. Come? Vuoi che venga da te prima? È meglio? Va bene, Rosalia, ci vengo. Sto ad un passo. Vengo con te. Qua che dormiremo. Siamo arrivati. Tutti ci troverai bene. Andiamo. Buonasera. Entrate. Come ti chiami? Maria. Volete un po' di pasta? Brava, perché no? Me la mangerei volentieri un po' di pasta con le melanzane. Ci vorrà una mezz'ora di tempo. Sì, vai. Chi di voi mi aiuta a prendere l'acqua? Tu? Puttana, eh. Che sei sola qua? Sola? I miei fratelli sono andati in paese. C'è la fiera di San Crispino. E non tiene paura. E chi mi si mangia? Non siete forte voi, eh? Senti. Buone. Sei giovane. E carina. Perché ti vesti di nero? A lutto sono. Adesso vado a dormire. Domani mattina vi sveglio con una bella tazza di caffè. Brava, brava.
Hai fatto colpo, eh? Che cosa trova poi in uno come te? Non avete sonno? No, e tu lo sai perché. Tu lo sai bene perché. Non è il momento. Che c'è? Sono tornati i miei fratelli. Alle 4 si alzano. Io ti aspetto su. Sì. Vanno a macellare maiali. Sì. Quella è la mia camera. Sì. Sì. Non è il momento. Non è il momento. Maria. Vieni. Vieni. Ah. Sono la vedova di Aniante Nicola, l'uomo che tu hai ucciso a tradimento. Maledetto! Che ti aveva fatto di male, vigliacco? Tu nemmeno lo conoscevi. Oh,
Quanto ti hanno dato per ammazzarlo, Giuda? E adesso fammi sentire la tua voce. Niente, Nicola è stato vendicato. Andatevene, amici. Andatevene, amici. Abbiamo il latte fresco. Bene, ci sono dei sacconi. Questo lo lasciamo all'americano, non ci passare sopra. Ognuno si prende il suo. Ah, c'è da mangiare. Io mi prendo un po' di latte. Marcuzzo. Che c'è? Un poco anche per me, please. Siamo perseguitati. Che destino infame. Ma noi tre abbiamo la testa sulle spalle. Uno ha voluto andare a trovare la donna. Quell'altro ha voluto rubare l'agnello. La teleferica è stata una disgrazia. Il quarto va ad incocciare la vedova che doveva vendicare la morte del marito. Stai tranquillo che noi ce la facciamo. Speriamo che indovini. Bad life. Tori! Tore, vieni a dare una mano, non ci riesco. Non sta ferma. Vengo. Sì. E... danno la scodella. Non è roba da tabarè mungere le capri, eh? Teo, cozza da latte. Dammi qua. Tecca. Non posso levarmela dalla testa. Chissà come sarà in pensiero. Mi crederà. Sono un piroscafo in navigazione. Yes, in cabina lusso. Con cameriera coniglietto, bunny girl, cucina francese, musica e champagne. Sta fermo. C'è una vipera. Non ti muovere. Avvicina la tua gamba destra. Mm.
Se sta allontanando, va verso la scodella del latte. Non avere paura, ci penso io. L'hai scampata bella. Grazie. Nascere poveri, in Sicilia, lotte per un pezzo di pane, e poi arriva l'organizzazione, spari bene picciotto, e tu spari. Finalmente stavo per sistemarmi, la moglie, la casa. Sì, la casa guadagnata spogliando la moglie davanti a tutti. Ma oggi si spogliano tutte. Rosalia. Rosalia, ma che fai qui? Marcuzzo, hai dimenticato qualcosa. Il certificato di matrimonio. Rosalia! A me non mi piace questa storia. Troppe coincidenze. E nemmeno a me. Litrizzi Peppe ucciso in un conflitto a fuoco qui. Argento Carmelo ucciso da un colpo di lupara qui. Maugeri Salvatore caduto dalla teleferica. Natale Francesco, ucciso nel mattatoio dei maiali. E Amantea Rosalia e il fidanzato, uccisi o suicidi al tempietto greco. Ma cosa vuol dire tutto questo?
sembra una strada verso la morte, che porta da Palermo alla costa sud-occidentale. Intorno a loro l'omertà più assoluta. È davvero un mistero. Non abbiamo alcun indizio. Tenente, abbiamo ricevuto mezz'ora fa una telefonata che forse chiarirà questo mistero. Si prepari a partire. Agli ordini, colonnello. Non ce la faccio più. Su, cammina, siamo in ritardo. Se la tua marcia è verso la salvezza o verso la morte. Ma come fai, accidenti a te? Io ho la metà dei tuoi anni, mi sento rotto. Questione d'abitudine, del Raffè. Voi in America andate sempre in automobile. Invece qui da noi spesso si va col cavallo di San Francesco. That's right. Quanta strada c'è ancora? Ancora una quindicina di chilometri e poi è fatta. Su, su, andiamo. È fatta un corno. Io a piedi non faccio più un passo. Nascondiamoci. Lascia fare a me. Hello, picciotto. Mi serve la tua moto. Stai tranquillo che domani la ritrovi giù, verso la costa. E te la pago. Un bel prezzo per quella carriola, eh? Good boy. Si vede subito che sei un ragazzo in gamba. E che sai tenere la bocca chiusa. Noi non ci siamo mai visti, vero? Come on, Turi. Vengo. Buttiamoci più a palle. Ok. Ferma, mi è caduta la pistola. E adesso come fai? Se sono tutte bagnate le cartucce? Non devo sparare a nessuno. E poi le pallottole sono impermeabili. Oh, calma. Giusto in tempo per l'appuntamento, grazie a me. Ah, sei stato bravo. Andiamo. Quanto ce n'è di questa strada? 2 chilometri. Scioglie l'asino. Che avete detto?
Sciogli l'asino, non hai capito? Giunse mia meglia! Ce l'abbiamo fatta! Il peschereccio non c'è! Ci hanno traditi! Traditi! Turi, fermati! O spariamo! Dammi qua. Questa è la strada dove era stato organizzato l'appostamento della polizia, al quale purtroppo il Basile è riuscito a sfuggire. Questo è il punto della strada dove sono stati uccisi i due carabinieri. Bisogna avvisare le autoradio dei settori A17, D15, B21, C13. Avanti. Eccellenza, c'è il signor Tomaselli. Che venga avanti. Prego. Si accomodi. Bacio le mani, eccellenza. Che c'è? Turi è sfuggito all'agguato della polizia. Ha ucciso due carabinieri. E lo stiamo cercando da tutte le parti. È ovvio che lo eliminerete prima che lo prendano i carabinieri. Non dubiti, eccellenza. Conosciamo il nostro dovere. Bene, vada pure. Baciamo le mani, eccellenza. Attenzione a tutte le autoradio della rete Falco. Qui Falco. Autoradio Falco 2 bloccare quadrato A17. Thank you.
pezzo pettine. Tu alla stazione, tu all'orto botanico, tu al porto, tu al mercato del pesce e tu al nord del terreno. Non sapremo niente. Bene, come hai notizie? Telefona subito. Sì, signore. Pronto! Falco 9 a Falco, Falco 9 a Falco. Quadrato di 15, qui nessuna novità per il momento. Passo e chiudo. Abbiamo finalmente trovato. Ma io mi chiamo Michele. Scusate, assomigliate a una me conosce. Continuate a mangiare. Buon appetito. Grazie. Non è lui. Abbiamo visto tutti gli arrivi, non c'era. Tu continua a controllare. Non si vede. Calogero. Calogero. Niente, se ne fa solo lei. Certo, non è niente.
Turi, che cosa vuoi? Un letto. E un amico fidato che veglia su me. Sono tre notti che non dormo. Sono sfinito. Sfinito. Non ce la faccio più. Turi, tu non puoi chiedermi questo. Il maresciallo è già venuto da me molte volte. Sa che sono tuo amico. Hai ammazzato due carabinieri. Ti stanno cercando dappertutto. Turi, se hai bisogno di soldi te li do. Ma da me a casa mia no. Famiglia tengo. Turi, io non posso. Vigliacco fetoso. Giuda, per i carabinieri non ti venderesti. Hai paura di qualche altro? E va bene. Tu non mi hai visto. Se fiate, t'ammazzo. Bene. Spari. Dove vai tu? Torna al tuo posto. Dove volevi andare? Portami da bere, oste. Ho sete. Nei carabinieri e nella mafia mi hanno ancora preso. Continuate con calma la vostra partita. Che troverete la mia pistola se venite fuori. Buonanotte, amici. Va bene, eccellenza. Sarà provveduto per il... Buon viaggio, grazie. Grazie, eccellenza. Aspetta,